Non si finisce proprio mai. Abbiamo appena chiuso il giornale, stiamo per andare in macchina e già dobbiamo inserire altre notizie. Eh sì, anche i quotidiani come i telegiornali devono aggiornarsi in continuazione. Ah già, avrei dovuto parlarvi della stampa, delle sue firme, del respiro internazionale delle pagine di economia, delle sue pagine dall'estero, della competenza dei suoi giornalisti sportivi, dei suoi lettori. Pensate, circa 1.700.000. Ma non c'è tempo e la notizia, come sempre, ha precedenza assoluta. La stampa, molto più delle ultime notizie.